Che bella schifezza che hai fatto, cugino. Già, ma tu facevi una cioccolata. È una pochettina lasca, ma è tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè, che in quella tazza non c'è mai stato? Mm. Sul palco del Teatro Petrarca, un'insolita rivisitazione di Natale in Casa Cupiello, spettacolo per attore con figure di teatri associati di Napoli. Una messa in scena non convenzionale che vede un unico attore, Luca Saccoia, diretto da Lello Serrao, interagire con 7 pupazzi animati da un gruppo di manovratori costituito ad hoc per il progetto. A lingua! Guardami la lingua! Guardiamo la lingua! I pupazzi sono molto... a volte più vivi di noi, anche se parliamo di morti qui, e quindi sono una responsabilità, non è semplice, bisogna stare molto tempo a contatto con loro. Lo spettacolo, fedele al testo di Edoardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, un sogno che prende vita attraverso il teatro di figura nel quale l'attore si immerge, riemergendone come Tommasino che, dopo aver detto il fatidico sì a suo padre, rivive e fa rivivere quel Natale che ci accompagna ormai da 90 anni. Domani è quella santa giornata. So io i soldi che serviranno durante questi giorni di festa. Lui la chiamava questa commedia una commedia affatata. Quindi parliamo di favole, anche se questa è tutt'altro che una favola, una commedia molto amara, di una disgregazione di una famiglia. E, però per fortuna non muore mai, così come questa commedia. E io questo testo, ci tengo a sottolinearlo, mi sento quasi custode di questo testo. Lo so, cioè, per me è importantissimo farlo venire fuori così come lui l'ha scritto. Basta! Non ne parliamo più!